Perdersi tra i boschi è sempre più frequente, per fortuna che ci sono operatori in grado di recuperare quelle persone che anche in caso di calamità non riescono a ritrovare la via di uscita. Ad Anguillara, Fare Ambiente Bracciano e il nucleo operativo Roma Decimo ha organizzato una giornata dedicata ai ritrovamenti delle persone con l'ausilio dei cani. Oggi faremo un'esercitazione addestrativa per quanto riguarda la ricerca di dispersi in superficie. Quindi abbiamo scelto appositamente quest'area, a parte l'ombra che ci consente di effettuare questo tipo di attività e anche il lago che quindi ci dà una certa refrigerazione. Utilizzeremo queste imbarcazioni che sono qui semiabbandonate, faremo nascondere delle persone all'interno sotto le imbarcazioni e il cane da ricerca provvederà a rintracciare e a segnalare il disperso. Il cane è dotato di questo strumento straordinario che è il naso e quindi arriva sia per agilità che per le sue capacità olfattive, arriva anche dove noi non riusciamo ad arrivare o arriva anche più velocemente di noi, sicuramente più velocemente di noi. Quindi un intervento delle unità cinofile, quanto più prima avviene, tanto più è facile, c'è la possibilità insomma, che il ritrovamento venga effettuato nel minor tempo possibile. Come si addestrano i cani? Allora, i cani si addestrano sempre con i metodi dolci, cioè con un atteggiamento positivo, quindi tutto in premio, tutto in positività. Il cane lavora e quando lavora riceve o un gioco se è un cane che gioca, oppure un premio in cibo se è un cane che ama mangiare. E con questo atteggiamento gli si insegnano tutta una serie di comandi. In questo spazio concesso dal comune di Anguillara prenderanno il via altre attività. È volto comunque sia al benessere. Al benessere, all'ambiente, alla cura dell'ambiente, degli animali e di animali e uomini insieme. Quindi comunicazione con i nostri amici animali, esercizio fisico con i nostri amici animali.